sono delle persone irreperibili perché non hanno mai eletto domicilio, sono delle persone irreperibili perché lo Stato italiano non sa dove stanno e sostanzialmente non hanno mai eletto domicilio, quindi non ci sono gli estremi per poterli ritenere assenti. Il processo va sospeso perché in Italia è previsto il processo per gli irreperibili e gli irreperibili, il processo per gli irreperibili va sospeso, c'è una sospensione del procedimento, di anno in anno si fanno gli accertamenti per vedere se si riesce a trovare la persona nei cui confronti il procedimento pende, qualora questa persona si dovesse trovare il processo ricomincerebbe da capo, nel frattempo si congelano, si assumono le prove che sono necessarie per il dibattimento. Quindi nessuno di voi avvocati? Nessuno di noi ha avuto un modo, ma ci mancherebbe, nessuno, noi stiamo facendo una difesa formale, ovviamente. Ci basiamo sulle carte che abbiamo studiato ampiamente e quindi cerchiamo di svolgere il lavoro nel miglior modo possibile, basandosi sulla documentazione che ha rintracciato negli anni il pubblico ministero, attraverso prima tramite la cooperazione che per un breve periodo c'è stata e poi questa è venuta meno e si è creato in realtà il problema politico di cui parlavamo anche nell'ambito dell'intervento fatto in udienza. Se non si risolve il problema politico non si può passare a quello giudiziario. Sì. Semplicemente queste persone non hanno compiuto nessuna attività direttamente a loro imputabili per evitare la notifica del decreto di citazione. Cioè sì. Non c'è nulla che gli può essere imputato. Si basa tutto su delle presunzioni, presunzioni di conoscenza, presunzioni di sottrazione volontaria, ma solo presunzioni.